Ciao a tutti, sono Rui. Il tema di oggi è provare questo app nuovo che ho scoperto, si chiama Too Good To Go. Non è assolutamente un sponsor, solo una novità che io ho appena saputo, anche se in realtà in tantissime città sta già funzionando da 2 anni. Praticamente è un'app dove puoi ordinare il cibo avanzato dei locali oppure cibo che stanno per scadere dei supermercati, lo puoi pagare a pochissimo euro, tipo 3, 4, 5, per una scatola a sorpresa di cibo che te lo danno. Dopo l'ordine, per la prima cosa è andare a ritirare in questi locali, in questo orario indicato. Come cibo io ho scelto di provare una colazione di un albergo di qua vicino, un albergo di 4 stelle mi pare. E poi il secondo non può mancare, è un ristorante asiatico, l'unico ristorante asiatico che ho trovato in lista. E poi per l'ultimo, sicuramente questo potrebbe essere molto interessante, è una pizzeria. Gli avanzi delle pizze che non sono riusciti a finire, potrebbe essere molto interessante. Vado intanto a ritirare il mio primo pacco. Allora, sono andata già a prendere il primo pacco. Come vi dicevo, questo è stato un pacco che ho ritirato da un albergo qua vicino. E vi faccio vedere quanta roba mi ha dato. Ho già un po' intravisto e sono rimasta davvero super sorpresa. Intanto una scatola di cibo salato. Io adoro il cibo salato alla mattina. E dentro c'è bacon, uova, Yuster e una fetta grossissima di formaggio. Questo dopo lo mangio la chicca di formaggio. Io non ce lo riesco a mangiare tutto. Vabbè, ci dividiamo. La colazione comunque è ancora calda, quindi vuol dire che l'hanno appena messo in scatola da poco. 2 fette di torta, amore! Questo lo vuoi mangiare? Aspetta, vediamo intanto tutto cosa c'è e poi mangiamo. Che buono! Una mela, questa mela però è un po' marcia, quindi questo vediamo se riusciamo a mangiare ancora. E poi c'è ancora un sacchetto intero di cibo. Wow! Prendo un piatto per farvi vedere quanta roba c'è dentro. Allora, sono focacce. Sì, lo so, sono focacce. Ho sentito un profumo di queste cose. E poi 3 brioche. Che buon profumo! Voglio mandare il profumo. Questo è tutto, ma ho pagato quanto? 3,99 euro era? Sì, 3-4 euro comunque per tutto questo cibo. Ho messo nel nostro piatto quello che ci hanno dato. Ora Kiki può iniziare a mangiare. Vai. Com'è? Ti è piaciuto? Mi fai assaggiare una fetta di torta? Posso prendere un po'? Grazie. Assaggio questo, una fetta di torta. Buona. Questo è tanto soffice. Vuoi un po' di yeast e uova, bacon? Grazie. È arrivato un cappuccio. Ciao papà. Un Michele per la mia latte e cioccolato. Vuoi latte e cioccolato? Tu? Una classica colazione che ti offre agli hotel stile buffet a casa. Ora ho anche più aspettative per il pranzo. Il pacco ritirato. Sinceramente non pensavo che mi potesse dare così tanto cibo, pesa veramente abbastanza. E sono circa 4 scatole e sono ancora belli caldi. Vediamo cosa ci hanno dato. Che buon profumino. Una scatola sembra di calamari fritti. Oh, una scatola di cozze e poi chele di granchio. Poi qua. Wow,
ravioli, shawmai, tutti i primi messi insieme, una scatola pienissima. Vediamo l'ultima scatola. Madonna, un piatto enorme, guardate quanto è grande sta scatola di pasta, spaghetti. Non so se sotto ci siano altri spaghetti, proviamo a vedere. Allora, mi sa che oggi gli spaghetti di soia non sono andati molto bene per i clienti, insomma. Tutto questo mi sembra di aver pagato 4,99€. Secondo voi ne vale la pena? Allora, i ravioli sono di due livelli, infatti anche sotto sono ancora pieni. Qua invece sono chele di granchio e cozze, calamari fritti e poi gli spaghetti di soia. Proviamoli. Adesso ti metto un po' nel tuo piatto, va bene? Ti prendo le bacchette tue? Sì! Solo questi spaghetti ci basta per due giorni. Buono? Uh-huh. Ti piace? Uh-huh. Va bene. Questa assaggia anche la mamma. Buona. Bene. Allora, io ho preparato anche un piatto di verdure saltate perché avevo immaginato che non ci fosse della verdura. Quindi questo mangiamo insieme. Io non mangio. Tu mangi? No. Tu non mangi la verdura? No. Ma perché? Perché è buono. Assaggiamo gli spaghetti. È buono. È buono? Mm-hmm. Sì, sono buoni. Forse un po' troppo leggermente salati. Si vede anche dal colore che sono diventati totalmente marroni. Probabilmente dovuto alla stessa di soia. Però sì, tutto sommato è buono. Assaggiamo un raviolo. Raviolo di carne. Sai che anche il raviolo è buono? Buoni, sono cotti al vapore, semplice, ma buoni. Ti piace la cozza? Mm-hmm. Non mi aspettavo che ti piacesse la cozza. Questa che cosa? È il suo guscio. Questo invece è un tipo di raviolo aperto di gamberi che si chiama shawmai. A me non mi piace. Non è vero, di solito mangi sempre il raviolo. No, a me mangio questo e questo. Mangio io il tuo raviolo allora. Anche questa. Mm-hmm. Finisci la pasta allora? Solamente io ho già mangiato tutto. Mm-hmm. Anche il raviolo di gambero è buono. Kiki apprezza molto gli spaghetti di soia. I calamari assolutamente sono quelli che mi ispirano meno. Ne assaggio un pezzettino giusto per provare. Vuoi un'altra cozza? Uh-huh. Vieni. Ci sono ammorbiditi perché all'inizio erano fritti, quindi sono un po' molle. Tutto sommato il gusto non è male ed è ancora abbastanza tenero, cioè non è difficile masticarlo. Assaggiamo la cozza, che a Kiki apprezza molto, con ripieno. Sono anche un po' di piatti, questo è più un piatto italiano comunque, l'hanno un po' aggiunto anche nel menù. Oggi ho mangiato tutto. Proprio perché a te piace. C'è il pan grattato che è davvero croccante, sembra quasi un po' di briciole di patatine, quindi a Kiki piace le cose così, che sembrano un po' snack. Ora ci manca solo l'ultima scatola da scoprire, quella della pizza di stasera. Grazie mille, ciao! Allora, siamo alla sera e io ho qua con me l'ultima scatola che ho appena ritirato. Come avete visto anche voi, mi ha dato una pizza intera, proprio intera, cioè non ho ancora toccato da nessuno. E questo ho pagato 2,99€. Io all'inizio pensavo che, siccome è una pizzeria, magari mi dava, non so, delle fette di pizze, dei tranci composti di diverse pizze. Invece mi ha sorpreso con questa bontà qua. A occhio mi sembra che sia con uovo e poi becco o prosciutto e peperone.
Proviamo a assaggiarne una fetta, che in realtà stasera ho già mangiato qualcosa con mia figlia, perché ormai sono già quasi le 9:30, la piccola mangiava senza presto, quindi anch'io ho mangiato un po' con lei. La pizza è sempre pizza, la pizza non può mai essere non buona, quindi ottimo. È un abbinamento che io sinceramente non ho mai assaggiato, però buono. Tutto sommato l'esperienza di oggi mi è piaciuta tantissimo. Diciamo che tutti i posti che sono stata mi sono trovata bene. All'inizio avevo anche un po' di imbarazzo nell'entrare magari in locale, però il personale, cioè tutti i personali sembrano molto gentili e sembrano che siano già abituati a fare questa cosa. Quindi questa cosa mi ha anche un po' tranquillizzata, mi sono comportata da normale insomma. E poi i cibo che danno veramente sono di grande quantità, quindi è veramente un ottimo gesto per sia risparmiare che fare meno spreco per l'ambiente, ecco, un gesto davvero molto ecosostenibile. Quindi io oggi in totale ho speso 3, 4, 5, in totale sono 12 euro. Mi sono già fatta i 3 pasti di un giorno, che in realtà non l'abbiamo ancora finito, quindi domani continuiamo a finire quello che riusciamo. Spero che sia stato un video interessante anche per voi, in caso se l'avete già provato, lo volete provare, fatemi sapere con un commento com'è la vostra esperienza. Ci vediamo al prossimo video, ciao ciao! A proposito, per chi è riuscito ad arrivare a questo l'ultimo secondo, avete notato qualcosa di diverso, strano su di me? Fateci caso e vi svelo magari al prossimo video. Ciao ciao, stavolta per davvero!